Coloriamo insieme. Il piccolo trattore. Rosso fondo! Grigio scuro! Grigio! Nero! Il piccolo trattore lavora in campagna. D'estate taglia l'erba, oppure ara la terra, mentre d'inverno può pulire le strade dalla neve. Fantastico! Il trattore universale con grandi ruote posteriori. Blu! Grigio! Grigio scuro! Nero! Il trattore con le grandi ruote posteriori può arare la terra, seminare il grano, oppure portare il rimorchio con le patate. Va per i campi o per le strade normali. Grande trattore universale con le ruote. Verde! Grigio! Grigio scuro! Nero! Azzurro! Marrone! Questo trattore così grande e forte può lavorare nei campi. Adesso ara la terra, così sarà possibile piantare le patate. Quando le patate cresceranno, il trattore tornerà a raccoglierle. Coloriamo insieme i trattori. Seconda parte.
L'enorme trattore giallo. Marrone! Verde! Azzurro! Giallo! Nero! Grigio scuro! Grigio! Questo trattore è il più grande e il più forte per lavorare nei campi. È così forte e grande che può sempre correre in aiuto e salvare chi si è impantanato nel fango. Guarda! Grande trattore cingolato. Marrone! Verde! Azzurro! Blu! Grigio! Grigio scuro! Cosa fare se ad essersi impantanato nel fango è il grande trattore giallo? Lo può salvare il trattore cingolato. Al posto delle ruote ha dei grandi cingoli d'acciaio. Guarda! Il trattore e sboscatore. Marrone! Verde! Azzurro! Grigio! Nero! Questo è il trattore sboscatore. Con facilità prende la legna che è stata segata e la trasporta dal bosco fitto ai suoi margini, affinché il camion possa caricarla e portarla alla fabbrica del legno. Guarda!
Coloriamo insieme. I trattori, terza parte. Il caricatore frontale. Arancione! Grigio! Il caricatore frontale è un trattore speciale con una grande pala nella parte anteriore che serve a raccogliere la sabbia. Guarda! I trattori con grandi ruote posteriori e una grande pala anteriore. Rosso! Arancione! Grigio! Questo trattore ha una grande pala anteriore. Guarda! È molto comodo se vogliamo trasportare dei sacchi di patate. Un camion normale potrebbe impantanarsi. Questo trattore invece no. Il bulldozer con i cingoli di gomma. Grigio scuro! Giallo! Marrone! Grigio! Guarda questo bulldozer! Aiuta a costruire le strade! I suoi cingoli sono di gomma! Questo bulldozer può andare per le strade asfaltate senza temere di rovinarle! I trattori rimorchio. Guardate, nel campo c'è un trattore. Affinché la figura prenda vita, dobbiamo colorarla! Blu! Grigio!
Grigio scuro! Nero! Verde! Azzurro! Marrone! Il trattore oggi ha tanto lavoro! Deve piantare le patate, ma senza l'aiuto di un rimorchio speciale non può fare nulla. Il rimorchio si aggancia alla parte anteriore o posteriore del trattore, a seconda della funzione da svolgere. Wow! Ci sono i resti di un tronco. Questo ci impedisce di piantare le patate. Estirparlo con una semplice pala sarebbe molto difficile. Abbiamo bisogno di un rimorchio speciale. Guardate! Questo è un estirpatore di tronchi. Ma per iniziare dobbiamo colorarlo! Rosso! Grigio scuro! Grigio! Ed ecco il trattore. Si avvicina al rimorchio, si ferma. L'autista esce dalla cabina. Unisce il rimorchio al trattore ed ecco fatto! Possiamo lavorare! Ed ecco i resti del nostro tronco. Il trattore si avvicina, alza la trivella, la accende. La trivella inizia a girare, scende. Guardate! Il tronco si è trasformato in segatura. Questo trattore rimorchio elimina da solo il tronco dell'albero e i pezzi di segatura rimasti a terra aiutano a fertilizzare il terreno. Cosa fare? Prima di piantare le patate dobbiamo scavare il terreno. Per questo abbiamo bisogno di un altro rimorchio. È l'aratro! Ha un telaio robusto, le ruote e i denti. Coloriamolo subito! Rosso! Nero! L'aratro è pronto! Con il suo aiuto, il trattore può rivangare la terra! Il trattore si avvicina, si ferma, va un po' indietro. L'autista esce dalla cabina per agganciare l'aratro al trattore. È pronto! Adesso possiamo arare. Il trattore accuratamente libera l'aratro. I denti entrano nella terra e iniziano ad eliminare il primo strato di terra con l'erba. Siamo pronti! Il campo è arato. La terra è adesso morbida. È quello che ci serve. Sapete che affinché le patate crescano belle e robuste, dobbiamo fertilizzare la terra? Ecco, guardate! Questo è un trattore rimorchio speciale che getta il fertilizzante nei campi. Ma per prima cosa dobbiamo colorarlo! Verde! Nero! Grigio! Grigio scuro! Il trattore arriva da dietro,
si avvicina al rimorchio e l'autista lo unisce al trattore. Ecco! Ma non possiamo fertilizzare la terra senza fertilizzante! Ecco! Guardate! Arriva un caricatore frontale con un secchio pieno di fertilizzante. E adesso lo verserà nel nostro carbonile. Siamo pronti! Abbiamo il fertilizzante e possiamo andare a lavorare. L'aratro è pronto. Con il suo aiuto, il trattore può rivangare la terra. Abbiamo fertilizzato la terra. Possiamo piantare le patate. Abbiamo bisogno di un altro rimorchio, il piantatore di patate. Coloriamolo subito! Arancione! Giallo! Nero! Il piantatore è pronto per lavorare. Per piantare le patate abbiamo bisogno dei semi. Ma dove li prenderemo? Guardate! Il trattore con il corpo anteriore ha portato dei sacchi con semi di patate. Giusto! Versiamo i semi in una cassetta speciale. Siamo pronti! Possiamo piantarli! Che meraviglia! Il trattore va per i campi e pianta le patate. Fantastico, vero? Presto! In questo campo cresceranno le patate e avremo bisogno di nuovi rimorchi per proteggere le patate, per innaffiarle e per raccoglierle quando saranno pronte. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Ciao! Coloriamo insieme i trattori molto speciali. Il trattore Skyper. Azzurro! Marrone! Questo è il trattore Skyper. Livella la terra affinché si possa costruire la strada. Guardate! L'autista mette in moto e si parte! Libera il secchio e inizia ad eliminare lo strato superiore del terreno. Il secchio dello Skyper si riempie di terra! Il trattore non ce la fa! Il secchio è pesantissimo! Che fare? Arriva in aiuto il bulldozer! Il bulldozer
spinge lo Skyper da dietro. Il secchio è pieno. L'autista lo solleva e adesso può andare da solo. Grazie, Bulldozer! Il trattore con il rullo compressore. Grigio! Marrone! Con il rullo compressore. Guarda! Dietro alle ruote di un trattore normale e davanti un rullo compressore metallico con un motore a vibrazione al suo interno. Il trattore compatta la ghiaia, la sabbia, la terra, rendendo la superficie liscia e compatta. Così potremo asfaltare. Guardate! L'operaio fa segno all'autista di tornare indietro e ripassare ancora per questo tratto di strada. Il trattore va indietro. E poi avanti! Fantastico! Il trattore con la sega. Trattore scava delle fessure nel terreno. Queste fessure servono per mettere i cavi sottoterra oppure i tubi dell'acqua. L'autista mette in moto. Accende la sega. I denti della sega iniziano a girare. L'autista la libera al terreno e inizia a bucare la terra. La sega scava nel terreno una profonda fessura. Ecco, è quello che ci serve! Coloriamo insieme i trattori che lavorano nel bosco. Il trattore Harvester. Rosso! Grigio scuro! Blu! Marrone!
questo trattore sega la legna nel bosco. Si chiama Harvester. Ha delle grandi ruote fuori strada, un motore potente e una freccia con una sega. Guardate! Ecco il Harvester! Si avvicina all'albero, si aggancia alla sua radice e lo sega. Adesso dobbiamo ripulire il tronco dei rami e segarlo in parti uguali. Ecco! È pronto! L'albero è stato segato e può essere trasportato alla fabbrica. Evviva! Il trattore Forwarder. Azzurro! Marrone! Verde! Grigio scuro! Giallo! Grigio! Questo è il trattore che trasporta dal bosco la legna che è stata segata. Si chiama Forwarder. Per questo ha un grande corpo e un braccio con dei cingoli in alto. Guarda! Ecco il trattore! Si avvicina alla legna. Libera il braccio, afferra alcuni tronchi, li solleva e li carica. Anche gli altri devono essere sollevati. Siamo pronti! Sul corpo c'è ancora tanto spazio. Andiamo a prendere gli altri! Guardate! A destra c'è il trattore Harvester! Fantastico! Il trattore Burom. Azzurro! Marrone! Verde! Scuro! Blu! Grigio! Nero! Rosso! Affinché la quantità di alberi sulla terra non diminuisca, al posto degli alberi che sono stati segati, bisogna piantarne altri. Per questo c'è un trattore speciale. Eccolo! Guardate! Il trattore si avvicina al punto dove dobbiamo piantare l'albero. Si ferma. Libera il suo trapano e scava una buca rotonda. L'albero viene inserito in questa buca. Siamo pronti! Andiamo a piantare altri alberi!